Hai preso il tuo flash ma non sai cosa fartene? C'è il sole, c'è il mare e sto flash che ci sta a fare? Hai reso cieca metà della tua famiglia e adesso stai iniziando anche con gli sconosciuti? E a volte sbaglia e ciechi anche te stesso? Aspirante fotografo, non preoccuparti, è qui una nuova puntata fresca in cui approfondiremo l'argomento del flash esterno. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche. Primo, puoi decidere la potenza. Il flash esterno può lavorare sia in manuale che in TTL. Sì, lo so che te l'ho già detto, questo era solo un refresh. Devi sapere però che in manuale la potenza si misura in frazioni. Un primo è la massima potenza. Un mezzo è metà di quella potenza. Un quarto la metà di un mezzo. Un ottavo la metà di un quarto. Poi ci sono anche delle regolazioni intermedie a step di 0,3 o 0,7. Quindi per esempio, se scendi da un primo, avrai un primo meno 0,3, un primo meno 0,7, un mezzo meno 0,3, un mezzo meno 0,7, un quarto. Se sali di potenza, invece, avrai un quarto più 0,3. Un quarto più 0,7. Tutto chiaro? Semplice semplice. In TTL invece il flash decide lui. E io che decido? Tu puoi comunque decidere di aumentare o diminuire la potenza del flash grazie alla compensazione. La compensazione funziona come gli stop. Quindi se è più uno sarà più uno stop, se sarà più due stop eccetera. Tra uno stop e l'altro anche qui ci sono le frazioni di terzi. Quindi uno stop più un terzo, uno stop più due terzi, due stop eccetera eccetera. Praticamente è come se tu gli dicessi questo aggeggio: senti bello, tu scatta in TTL, però ci aggiungi un po' di potenza che ti dico io. E scegli la potenza. Chiaro come il sole? Anzi, chiaro come il flash? Chiarissimo. 2. La parabola. E così un giorno scese il flash sulla terra e andò in una caverna e con un lampo la illuminò. Ah, non questa parabola. La parabola è l'angolo di campo che coprirà la luce del flash. Alcuni flash, comunicando con la macchina fotografica, impostano in automatico la parabola. In altri invece dovrai impostarla tu manualmente. Ricorda però che a parità di potenza, più allarghi la parabola, più illuminerà i lati, ma meno lontano arriverà il flash. Più il numero è piccolo, più la parabola è larga. Quindi a 24 sarà larghissima e a 105 sarà stretta, 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 stretta. E questo è il rumore classico di quando si cambia le parabole. Chiaro? Terzo, è orientabile. Perciò puoi facilmente decidere chi ti sta sulle balle e sparafresciarlo. Simpatico, simpatico. Oh, mi scusi, non l'ho vista, non l'ho vista, mi dispiace tantissimo. Dai che scherzo! In realtà serve soprattutto per non illuminare direttamente il soggetto, ma permettere alla luce di rimbalzare contro una superficie e poi tornare sul soggetto. E questo crea un effetto molto più bello. Ma di questo parleremo nel prossimo video approfonditamente. Quarto, il diffusore... cos'è che è? Il diffusore integrato! Se 24 mm non è abbastanza e vuoi una parabola ancora più aperta, c'è il diffusore, che è questo robino qui. Questo serve infatti a diffondere ancora di più la luce e allargare ulteriormente l'angolo di campo. Ma ricordati che perderai ulteriore potenza. Alcuni flash hanno anche una linguetta bianca che sale su, fa... Quel rettangolino serve per indirizzare un pochino di luce di fronte al soggetto nel momento in cui noi puntiamo il flash verso l'alto. Un po' di luce andrà verso l'alto, ma un po' quella riflessa da questo cartoncino verrà sparata in avanti. E questo serve un po' a togliere quelle ombre brutte che ogni tanto si fanno sotto gli occhi e un po' a creare una catch light. Vedi questa lucina qui bianca? Questa è la catch light. Carina che è. Io però sono un ragazzo tanto triste perché la mia linguetta bianca non ce l'ho integrata in questo flash. Allora come faccio? Vuoi saperlo? Base! Prendi un pezzo di cartoncino bianco non traslucido, cioè che non fa passare la luce. Starnutisci più volte finché non otterrai la forma desiderata. Non è questa. Non è nemmeno questa. È questa. Ora prendi un elastico. Se non ce l'hai come me, prendi dello scotch e attacca il tuo cartoncino appena ottenuto dietro al tuo flash. Sorridi, hai anche tu il tuo nuovo diffusore.